Emanuele Fossati è un piccolo mago che fa comparire e scomparire le cose. Fa comparire magicamente una piccola pallina nera che, sempre magicamente, rimbalza. Diventa una pupilla, rimbalza fuori dall'occhio, rimbalza e rimbalza. Entra in un tubo, esce dal tubo, rimbalza, cade a terra, rimbalza e ridiventa pupilla. Rimbalza, entra nel tubo, ne esce. E così all'infinito, finché non ci si stanca di seguirla e si decide di uscire dall'ipnosi. Emanuele Fossati, però, è un mago per altri due motivi. Attraverso l'uso del bianco e nero e di un'immagine semplice, quale una sfera che compare, scompare e ricompare, elabora, forse inconsapevolmente, una semplice metafora del medium digitale che sta utilizzando. Una sequenza di 0 e 1, di spento e acceso, di segnali elettrici attivi e no. È un rimando a uno dei primi, semplici ma efficaci, videogiochi della storia, Tennis for Two. E, seconda magia, riesce a utilizzare superandolo il concetto del libro. La pallina che rimbalza tra una pagina e l'altra diventa una sintesi visiva del funzionamento di un libro, basato sul girare le pagine per seguire una storia. Ma il susseguirsi infinito del rimbalzo diventa anche il suo superamento. Uscire dal libro per poi rientrarci, rientrare nel libro per poi uscirci. E così via.